Un caro saluto a tutti. Un posto insolito questo per un vescovo a quest'ora sul lungomare alle prime ore del giorno. Ma sono qui per dare il buongiorno al mondo della scuola, augurando che il nuovo anno scolastico possa aprirsi come si sta aprendo questa bellissima giornata sullo stretto di Messina, su questo lungomare. Dicevo, sono qui per dire il buongiorno, dare il buongiorno, perché all'inizio di questo nuovo anno scolastico il mondo della scuola possa mettere le basi per la costruzione non solo di questo anno, ma per la costruzione di quei valori per i quali la scuola e il mondo della scuola, accanto a tutte le altre istituzioni, vive e opera. Sono qui come certamente vescovo di questa città di Reggio, ma devo ricordarmi anche che ho insegnato per 23 anni storia e filosofia nei licei di Stato. E ricordo sempre, anche io, l'inizio del nuovo anno scolastico, carico di speranza, carico di entusiasmo, carico di buoni propositi, sia da parte di noi insegnanti, sia parte soprattutto degli alunni. Cioè, è chiaro che poi qualche volta questo entusiasmo è andato scemando lungo i giorni e lungo i mesi. Che dire al mondo della scuola in genere? Siamo impegnati per costruire la persona e siamo impegnati tutti per costruire questa persona sulla base di valori importanti. E penso che ci siano dei valori che non appartengono a nessuno in modo unilaterale. Penso che tutte le agenzie educative, laiche e confessionali, cattoliche o non cattoliche, tutte le agenzie educative possiamo convergere su alcuni valori fondamentali per i quali dobbiamo lavorare tutti, perché si possa costruire una persona, la persona umana, relazionata questa persona umana al territorio nel quale viviamo. Per me è importante che un progetto educativo faccia riferimento alla situazione storica che viviamo, all'ambiente all'interno del quale questa istituzione, la scuola, vive e opera. Per cui è chiaro che quando noi costruiamo una persona o vogliamo costruire l'uomo, dobbiamo tener conto che non abbiamo in mente un'idea astratta di uomo, ma dobbiamo avere in mente una persona che deve concretamente agire e operare all'interno della società. E allora quei valori che noi vogliamo che siano alla base della costruzione di questa società, noi dobbiamo trasmetterli ai ragazzi e ai giovani, far sì che loro questi valori li cerchino, li amino, li facciano propri, perché altrimenti rischiamo di lasciar passare inutilmente il momento formativo che è la scuola. Non dobbiamo noi imbottire la mente dei nostri giovani, dei nostri ragazzi solamente di nozioni. È chiaro che
studiare le varie discipline significa studiare i contenuti di queste discipline, però sempre con la prospettiva che le varie discipline devono concorrere tutte alla costruzione della persona. E allora vorrei indicare alcuni di questi valori che noi dobbiamo mettere alla base per la costruzione della persona umana. Anzitutto far capire a tutti che la persona umana ha una dignità che nessuno mai può mettere in discussione, una dignità che non può essere calpestata, una dignità che deve essere messa sempre al primo posto, e tutto deve concorrere, anche le leggi dello Stato devono concorrere al rispetto della dignità della persona umana. Dal momento in cui questa persona viene concepita, al momento in cui questa persona muore per morte naturale. La persona umana è sempre al centro. E i ragazzi, i giovani si devono abituare e devono porre già al momento che loro attraversano, nei rapporti che loro instaurano con i propri compagni, devono avere sempre davanti agli occhi la dignità della persona umana. E qui potremmo aprire un grande capitolo sul fenomeno del bullismo, sul fenomeno della prevaricazione che alcune volte vediamo all'interno delle scuole, sui banchi stessi di scuola, anche a livello di età infantile. Ecco, far capire che far violenza alla persona più debole è un delitto contro la dignità della persona umana. L'altro grande valore che vorrei ricordare, sul quale tutti troviamo l'accordo, è il primato del bene comune sull'egoismo personale. Non possiamo cercare il benessere personale a discapito del bene di tutti. Non posso cercare di star comodo io quando il mio stare comodo diventa occasione, motivo e causa dello star male da parte di altri. È il primo grande segnale che noi stiamo disprezzando la persona umana. Tenere davanti agli occhi il bene comune significa anche essere disponibili a sacrificarsi per il bene comune. Anche qui potremmo aprire un grande capitolo. Che cos'è il fenomeno della delinquenza organizzata, la criminalità organizzata, l'andrangheta? Che cos'è il commercio della droga? Che cos'è l'usura? È il tentativo di star bene noi a discapito degli altri. È il tentativo di arricchirci noi sulle spalle degli altri, sulla pelle degli altri. Chi coltiva, chi commercia, chi spaccia droga, che fa? Semina morte, lo sa che semina morte profittando della debolezza degli altri, ma lui non gliene importa, gli importa solo lo star bene lui. Così l'usura, così le intimidazioni mafiose, andare ad un negozio e mettere una tangente, che significa? Voglio vivere io senza lavorare alle spalle tue. Quindi il bene comune, che poi si esprime, si manifesta in tanti piccoli gesti. Dire al ragazzo di non scrivere su un muro, chiamare i genitori e
e convincerli a riprendere i propri figli perché magari hanno fatto un atto di vandalismo a scuola, significa costruire il bene comune. Andiamo nelle classi, nelle nostre scuole. Che spettacolo tante volte offrono le nostre scuole. Porte rotte, muri imbrattati, banchi sconnessi. Perché? Perché gli alunni si sono sentiti autorizzati a fare opere di vandalismo senza che nessuno li colpiva. Il bene comune. E il terzo grande valore che noi possiamo proporre è quella della legalità. E se vogliamo vivere in armonia gli uni con gli altri, dobbiamo osservare le leggi. La vita in società comporta delle leggi e ogni legge che è fatta per il bene comune comporta un limite alla mia libertà. L'immagine del semaforo è un'immagine eloquente. Quando il semaforo scatta rosso, significa che io devo rispettare la libertà degli altri. Perché tutti abbiamo in comune gli stessi diritti. Allora, i miei diritti riconosciuti negli altri diventano doveri. Il mio dovere di circolare sulla strada quando c'è il verde significa dovere di rispettare il diritto di transito agli altri quando per me scatta il rosso. Ecco la legalità, ecco la legge che deve armonizzare la vita associata. Anche questo è un grande valore che la scuola deve tenere davanti agli occhi. Ecco, io vorrei dire adesso ai ragazzi: coraggio, impegnatevi per costruire la vostra persona, date il massimo del vostro impegno perché possiate uscire dalla scuola come persone ben formate e capaci di rinnovare la società, l'ambiente nel quale poi verrete immessi quando sarete adulti. Impegnatevi con sacrificio, non accettate mai la via facile. La scuola è sacrificio, la vita è sacrificio. Diffidate sempre da quelle persone che vi indicano scorciatoie. Il bene si conquista con il sacrificio. E vorrei dire agli insegnanti, se mi permettono di chiamarli colleghi, perché ripeto, ho insegnato per 23 anni filosofia nei licei, vorrei dire loro: diamoci veramente tutto ai ragazzi, perché se i ragazzi percepiranno la nostra dedizione, si sentiranno invogliati all'impegno, a rispondere con generosità. Saluto i dirigenti e tutti gli altri componenti del mondo della scuola. Lavoriamo per i nostri giovani e non ce ne pentiremo, perché porremo le premesse di un futuro migliore della nostra società. Grazie e buon anno.